L'Unione Nazionale delle Proloco Italiane celebra in tutto il paese il 60° anniversario della sua fondazione. Nell'ambito del programma nazionale delle celebrazioni che si conclude a Roma il 3 e 4 dicembre, l'UMPLI ha ideato un percorso a tappe che tocca le regioni di origine dei fondatori dell'Unione per onorarne la memoria. Uno dei padri dell'UMPLI è il compianto Nanni Vignolo, storico presidente della Procavur, alla cui lungimiranza e tenacia si deve l'ideazione nel 1980 e il successo della manifestazione Tutto Mele, ma anche la fondazione dell'UMPLI Piemonte nel 1985. Per ricordare Vignolo e festeggiare con le Proloco piemontesi il 60° anniversario dell'UMPLI, è stato organizzato un convegno a Palazzo Cisterna, sede storica della città metropolitana di Torino. Con l'occasione sono state premiate le Proloco piemontesi centenarie ed è stato attribuito il premio Nanni Vignolo ai benemeriti delle Proloco piemontesi, che si sono distinti per la loro opera a favore delle comunità locali. Chiara Vignolo, alle nostre spalle le foto di suo papà, orgoglioso tedoforo delle Olimpiadi di Torino 2006 nella piazza di Cavour. A voi figli. Oggi parliamo tanto della lezione che ha lasciato a tutte le Proloco e i volontari. A voi figli che lezione umana ha lasciato? Ma sicuramente la passione che lui metteva in tutte le sue attività è una cosa che ha lasciato anche a noi, perché era una persona che metteva l'anima in tutto quello che faceva. Quindi questo è stato un insegnamento, e anche la profonda onestà che aveva e il rispetto verso le altre persone. E questo grande amore che aveva per le Proloco è rimasto anche dentro di noi. 60 anni di storia delle Proloco sono anche 60 anni di storia sociale del nostro paese, no? Ebbene sì, assolutamente. Le Proloco in tutto questo rappresentano un pezzo della nostra Italia, anche perché nascono 140 anni fa. Un mondo di volontari innamorati delle proprie comunità nell'era dei social, della new economy, che ruolo possono ancora avere le Proloco con l'impulso ovviamente dei giovani? Beh, intanto la presenza delle Proloco, che oggi arriva quasi in tutti i comuni d'Italia, siamo oltre 6.300 quelle operative, ecco, questo dà un punto sicuramente di grande interesse. Siamo cresciuti negli anni, c'è stata e c'è ogni giorno di più tanta voglia di organizzare sul territorio delle Proloco, quindi ne nascono nuove, ci sono tanti giovani che si avvicinano. No? E questo significa che i valori che 140 anni fa sono stati avviati con la prima Proloco sono ancora oggi assolutamente attuali, e che grazie al lavoro che noi abbiamo fatto attraverso la rete li abbiamo sempre di più riproposti, rivalorizzati e rimessi al centro dell'economia della comunità. Ruolo sociale, ruolo nell'organizzazione di fiere, sagre, tanti eventi, ma anche un ruolo culturale, perché la Proloco è identità di una città o di un paese. Assolutamente sì, e noi abbiamo un progetto nazionale che si chiama SOS Patrimonio Culturale Immateriale, che da molti anni noi curiamo attraverso le nostre Proloco e valorizziamo le lingue locali, i dialetti, gli usi, i costumi, le tradizioni. Ogni anno le Proloco si spendono per organizzare eventi che raccontano la nostra identità, non solo dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista del patrimonio enogastronomico. Abbiamo Proloco sedi di servizio civile universale, e quest'anno il progetto del servizio civile universale si chiama proprio Siamo ciò che mangiamo, il patrimonio enogastronomico piemontese tra storia e cultura locale. Quindi anche il cibo, il vino, le nostre eccellenze enogastronomiche raccontano la nostra cultura. E poi sicuramente i personaggi illustri è un'altra grande tematica a cui le nostre Proloco si dedicano. Organizzano itinerari turistici sui luoghi, nei centri storici, proprio per far conoscere i personaggi a cui sono dedicate le vie e le piazze delle proprie città.